Buonasera, ben ritrovati al consueto appuntamento con la voce dell'istituzione. Ho il piacere di ospitare la sindaca del comune di Selva di Cadore, Silvia Cestaro, che saluto e che ringrazio per la disponibilità. Abbiamo molti argomenti da trattare in queste trasmissioni che precedono lo stop che ci sarà tra poco perché stanno arrivando le elezioni regionali. La domanda che facciamo è come avete gestito il Covid, ad esempio in un piccolo comune ma anche un comune turistico e quindi ha i due risvolti e le due facce, come l'avete gestito? L'abbiamo gestito con una prima fase ovviamente un po' più intensa, che era quella che vedeva ancora la presenza molto forte di turismo e forse quella che è stata vissuta peggio anche dagli albergatori, perché si sono visti sostanzialmente un'emergenza che era difficile da riuscire a quantificare e a controllare, perché all'inizio si sa non c'erano né delle disposizioni né dei numeri precisi. E è stato fatto subito un gruppo WhatsApp con tutti quanti coloro che fanno parte, diciamo, dell'ambito turistico, quindi dai negozi agli alberghi agli affittacamere, per cercare di mantenerli aggiornati quasi ogni ora sulle novità e sugli sviluppi. Fortunatamente devo dire che il nostro comune non è stato colpito in maniera forte da questo Covid, e abbiamo avuto un caso di una persona che ha deciso di fare il periodo di quarantena da noi. L'ha avuta molto dura perché è stato molto lungo questo periodo di quarantena, però insomma abbiamo cercato di dargli il maggiore supporto possibile. Però c'era questa difficoltà del potersi muovere, quindi in alcuni comuni si è ricorsi o alla Protezione Civile o altre associazioni. Voi l'avete avuto questo problema, ricordando che anche il vostro è un paese molto lungo, quindi... Sì, noi abbiamo deciso di attivare diversi servizi. Il primo è stato quello della spesa a domicilio, e il servizio è stato svolto dalla Croce Bianca Valfiorentina. Ma come funzionava? Telefonavano? Sì, e poi... si telefonava al supermercato e poi la Croce andava, prelevava sostanzialmente la spesa e la portava senza nessun contatto con le persone che avevano la necessità, e veniva consegnata la spesa 3 volte a settimana. E poi abbiamo usufruito di un altro servizio molto importante, che è stato quello dei Vigili del Fuoco, volontari sempre di Selva, che hanno fatto la sanificazione di tutte quante le aree pubbliche, in accordo ovviamente col comando della direzione di Agordo di Belluno, e poi c'è stato il servizio di consegna a domicilio anche dei prodotti farmaceutici. Quindi siete andati incontro alle difficoltà, sì, soprattutto delle persone più anziane, quelli che non hanno la possibilità di muoversi facilmente. Sì. Senta, il suo è un comune che è caratterizzato dall'avere una quantità enorme di seconde case, che se sino a qualche tempo fa poteva essere un problema, in questa occasione diventa un vantaggio, perché si dice che sono state riaperte ovunque le seconde case. Risponde a verità anche per voi? Sì, io devo dire che durante anche il periodo di vaia abbiamo avuto tantissime persone che erano presenti nel ponte di febbraio, diciamo di carnevale, e hanno deciso di fermarsi a Selva, perché evidentemente la ritenevano molto più sicura che non tornare nelle loro abitazioni di città. Questo ha permesso sotto certi punti di vista anche di vivere al meglio questo periodo del Covid, perché comunque le attività che sono rimaste aperte, io devo ringraziare tutti, perché non è stato facile mantenere negozi, macellerie, fruttivendoli e cose varie aperte, però ha anche permesso di avere una sorta di maggiore afflusso di persone che facevano la spesa, e quindi di mantenere i costi, di coprire i costi sostanzialmente. Adesso si vede un grandissimo ritorno delle seconde case, infatti è praticamente impossibile trovare un appartamento anche in affitto. Io devo dire che tante seconde case sono anche di nostri residenti, se si va a fare il conto ce ne sono tante di persone da altri comuni, però ce ne sono anche tante di residenti che hanno deciso, nel momento in cui costruivano la casa, magari di fare un piano o due proprio per renderle disponibili per il turismo. Quindi è un bel girare adesso per il paese. Sì, sì, devo dire che c'è molta gente, sembra di essere quasi in agosto. E sembra che ci sono anche delle attività alberghiere, queste soffrono un po'. Ecco, direi che nel complesso della cosa forse gli alberghi sono quelli che soffrono di più. Agosto un po' meno, perché ovviamente nel momento in cui si sono esauriti tutte quante le disponibilità degli appartamenti, chi voleva staccare e andare in montagna usufruirà dei servizi alberghieri. Luglio hanno patito parecchio. Gli impianti di risalita sono aperti? Sono aperti. Tu mi hai risolto tutto, nessun problema.
No, i problemi io penso che si vedranno molto in autunno e quest'inverno, perché d'estate è molto facile, nel senso che chi va in montagna va per camminare tendenzialmente o per fare sport all'aria aperta. D'inverno, quando poi la vicinanza è sostanzialmente obbligatoria, diventerà un grosso problema. Non possiamo sperare che cali il contagio, oppure che venga trovato il vaccino, che sarebbe la soluzione migliore. Speriamo che ci sia una soluzione decisiva. Anche perché è sicuro che palese all'orizzonte è impressionante. Infatti. Anche guardando con l'occhio più ottimista. Tutto questo è accaduto mentre eravate impegnati in due lavori particolari. Cominciamo dal primo, che è Vai. Avete cantieri fermi, immagino. Beh, noi abbiamo avuto uno stop obbligatorio dei cantieri di Vaia, nonostante ci fossero state comunque delle aperture da parte della prefettura per poter intervenire. La difficoltà grossa era che le imprese, venendo quasi tutte quante da altre zone del Bellunese o del Trevigiano, non avevano la possibilità nemmeno di trovare un albergo o di mangiare da qualche parte, perché era tutto quanto chiuso per il Covid. Questo ha portato che moltissimi cantieri non sono partiti, diciamo, nella data prevista, e non hanno potuto rispettare il cronoprogramma, per cui si è un po' slittato, si sono slittati gli interventi in un periodo che è partito, diciamo, dalla metà di maggio. Ma ne avete ancora tanti da portare avanti? Ne abbiamo ancora tanti, sì, abbiamo tutti quanti gli interventi. Facendo una percentuale, chiedo scusa, è banale, però il 50% l'avete fatto? Credo che manchi ancora l'80% dei lavori dell'anno scorso. Sono stati fatti tutti quanti quelli che si sono resi necessari sostanzialmente per la prima sicurezza, quelli che non potevano essere derogabili a periodi più tranquilli. Di fatto abbiamo lavori che sono anche iniziati e poi sono rimasti interrotti appunto durante il periodo del Covid, proprio per queste problematiche di cui si parlava, e che dovranno riprendere. È chiaro che da noi la stagione è molto corta e lavorare in luglio e agosto non è facile. Una scelta dell'amministrazione è stata quella di andare comunque avanti con i cantieri. Mi rendo conto che sia disagevole magari il passaggio lungo le strade, sia quelle provinciali sia quelle comunali, a causa di semafori, sensi unici o quant'altro, però la scelta era o rischiare di ritrovarci in autunno da capo fermi con il Covid piuttosto che con la neve, perché l'anno scorso non dimentichiamoci che a ottobre è nevicato e quello ha portato il blocco di tutti quanti i cantieri che erano previsti appunto nel periodo autunnale, o dare un po' di disagio alle persone. Io penso che chi ha l'intelligenza di capire che siano più importanti le sistemazioni e i lavori e le messe in sicurezza rispetto a 5 minuti di ritardo, insomma, possa accettare con serenità questa cosa. L'altro lavoro grosso, quanto le manca lei per terminare il suo mandato? Manca qualche mese, dovrei finire tra aprile e maggio del prossimo anno. Anno sì. Quindi, riuscirà a fare l'inaugurazione della strada della Val Fiorentina, perché ci sta lavorando anche lei dietro da molto tempo, bisogna dire che anche i suoi predecessori hanno patito le pene dell'inferno con questa strada. Sì, devo dire che non è una strada molto fortunata nel complesso, forse perché non è mai stato neanche fatto un intervento energico come questo che l'ha vista interessata in questi ultimi mesi. Erano sempre un po' questi pezzi, no? Ogni volta che succedeva qualcosa si interveniva. È una strada importante, perché è una strada che attraversa tre comuni, perché Selva di Cadore diciamo, è interessata per la parte alta della strada, che era quella che ha visto questa grande frana e tutta una serie di problematiche con dei deflussi di acqua che sono stati canalizzati. Poi c'è tutto il comune di Colle Santa Lucia che è la parte mezzana, va dal torrente Codalonga fino al ponte, diciamo, finale della strada, dove ci sono le gallerie. Ecco, una cosa che possiamo dire è che la provincia ha ascoltato le richieste e ha deciso di finanziare l'illuminazione delle gallerie. Questa è una grandissima notizia, perché c'è stato anche l'altro giorno poi un incidente proprio di un ciclista che evidentemente non deve aver visto qualcosa. Sì, perché si passa dalla luce intensa improvvisamente al buio. Sì, sono molto pericolosi. E poi c'è l'ultima parte, che è quella attraversando nuovamente il Fiorentino. Ecco, lì c'è una piccola parte sempre di Selva, che è la zona di Sant'Antone, al quale siamo molto affezionati, e poi c'è una parte del comune di Alleghe. E quindi, insomma, è una strada. La domanda era: riesce a inaugurarla? Ma io spero di sì. Insomma, che poi è nell'ultima parte dove state lavorando molto, no, per allargarla.
Sì, beh, quella parte lì è già terminata. Ah, già terminata. E siamo entrati in una seconda fase di cantiere. La prima fase era quella che obbligava alla chiusura della strada, adesso la strada viene chiusa ad intervalli con un impianto semaforico, quindi un senso unico alternato, che permette di fare le rifiniture, gli accessi delle aree private e quant'altro, però sostanzialmente è transitabile in sicurezza, che è la cosa importante. Sì, è un piccolo disagio, poi bisognerà rifare gli asfalti quando sarà terminato tutto, perché come ben si può intuire, i movimenti che si sviluppano quando si fanno interventi del genere durano almeno un anno. C'è una persona che mi ha fatto una battuta simpatica seguendo le trasmissioni che faccio con lei, perché parliamo sempre di marciapiedi, bisogna fare marciapiedi, mi diciamo, ma quanti marciapiedi hanno a Selva? Bisogna spiegare che il paese è molto lungo, perché si parte da Selva, c'è Santa Fosca, Pescul, sì. Ed è un lungo tratto e bisogna metterlo in sicurezza perché i turisti si possano sfruttare questa passeggiata bellissima. Il prossimo intervento? I prossimi interventi sono, uno è già iniziato la settimana scorsa, sono i collegamenti tra la zona di Santa Fosca e quella di Pescul, con il completamento del marciapiedi, appunto, che interessa la zona di Norsia, per chi conosce appunto l'area, che va dall'Hotel Giglio Rosso e scende fino al centro di Pescul. Pescul è importante perché è la zona dove ci sono gli impianti di risalita, per cui tantissime persone che non vogliono muovere la macchina si muovono magari con gli sci e gli scarponi a piedi, e non avere il marciapiede diventava un grosso problema. Quindi quell'intervento è iniziato, ci sarà poi lo stop di cantieri ovviamente nel periodo di agosto e riprenderà. E l'altro importante è l'intervento nella zona che va tra Santa Fosca e Bernard, quindi andando tra Santa Fosca e Selva, dove c'è un punto molto pericoloso della viabilità. Abbiamo trovato un accordo con i proprietari di questa zona, che cedono una parte della loro proprietà, e si riuscirà a superare appunto anche quel tratto con un marciapiede. Allora, abbiamo parlato di turisti che devono muoversi, magari qualcuno che a Pescul vuole andare al Museo Cazzetta, che siete riusciti a riaprire, naturalmente l'associazione che lo sta gestendo. Sì, siamo riusciti a riaprire, adesso siamo insomma in un periodo di rodaggio di tutta quanta una serie di sistemi, l'apertura sarà un misto tra le prenotazioni e l'apertura controllata sostanzialmente, posso per permettere di non avere grossi ingorghi. Ricordo che il Museo di Cazzetta raccoglie quelli che sono stati i ritrovamenti a Mondeval, sì, che è appena sopra e è raggiungibile facilmente. Certo, adesso proprio l'altro giorno hanno installato anche un cartello che aveva visto, era una zona che aveva visto molte polemiche negli anni scorsi perché mancavano le indicazioni, il sito era sostanzialmente abbandonato. Adesso, grazie alle regole d'Oltreciusa, Comune di San Vito, di Selva, insomma tutta una serie di persone che hanno lavorato, l'università trame di storia, spero di non dimenticare nessuno, è stato sistemato il sito e è stato fatto questo cartello illustrativo che spiega a tutti quanti cosa è avvenuto in questo bellissimo sito, che si trova in un'area meravigliosa. Sì, una vallata molto, sì, molto bella, che si può fare da est a ovest, da nord a sud, è comunque, sì, sempre bellissima. E, altri interventi su Mondeval oppure no? Beh, Mondeval è area di San Vito di Cadore, per cui per noi stanno facendo degli scavi sempre nella zona del Giau, comune di San Vito, e sempre l'Università di Ferrara. So che fanno anche delle visite guidate alle quali si può partecipare. Parte alta, dove c'è Malga Giau sostanzialmente, sì, quindi passato il passo, scendendo verso Cortina. E anche lì hanno trovato dei diversi reperti, sempre di epoca mesolitica, per cui che testimoniano che questa zona era, sì, abitata da, sì, cacciatori. Indubbiamente il passaggio ad alta montagna ormai è stato decisamente dimostrato. E quest'estate riuscite a proporre ugualmente l'estate tizianesca, come si fa? Beh, insomma, l'estate tizianesca è organizzata appunto dalla Fondazione Tiziano e viene fatta all'interno della sala convegni del museo, che è molto grande per fortuna, e quindi permette i famosi distanziamenti. Saranno due serate dedicate all'arte e poi ci sarà anche un concerto organizzato insieme alla Magnifica, un concerto all'aria aperta nella zona del rifugio Aquileia. Senta, posso dare il benvenuto al suo nuovo ragioniere, al vigile? Sorrido perché è un problema che è riuscita a risolvere dopo quanto tempo? Da quando sono arrivata sostanzialmente, perché anni. Sì, la nostra ragioniera stava male quando io ho iniziato il mio mandato,
poi è venuta a mancare. Per capire anche le problematiche degli amministratori, perché poi sì, è sempre facile pontificare. Sì, siamo molti con questa problematica. Mm. Ma la mia soddisfazione è che sono due ragazzi, comunque io dico del posto, insomma due ragazzi a Gordini, il nostro ragioniere è un ragazzo di Rocca Pietore, giovane, laureato, in gamba, volenteroso, e il vigile, che inizierà poi a tempo indeterminato da agosto, ma in realtà è già al nostro servizio, insieme al vigile, quello diciamo precedente, è un ragazzo di Falcavia, anche lui molto giovane, 25 anni, e quindi io auguro a loro ovviamente di lavorare bene, li considero parte di una squadra, perché credo che lavorare nell'amministrazione sia avere, è come essere come in una squadra, in un team, se si lavora tutti quanti nella stessa direzione si riesce anche ad ottenere poi dei risultati. Senta, io so che lei ha qualche lamentela da rivolgere all'indirizzo di due strutture molto importanti per la raccolta dei rifiuti, ma anche per i trasporti. Se vuole sintetizzare nel limite del possibile il perché. Sì, beh, il primo è Dolomiti Bus, che non ha ancora risposto nella, diciamo, riapertura dei servizi, quelli turistici, collegamento con Cortina e quello con Longarone, e poi, cioè, attraverso TVO con Venezia. Sono servizi indispensabili per il turismo e credo anche possano permettere comunque un rientro economico. E l'altro invece molto più preoccupante è l'assenza completamente di Valpe. Valpe, che è il nostro gestore, è il nostro gestore dei rifiuti urbani, è una controllata partecipata, insomma, dei comuni a Gordini, e che non ha ancora riaperto gli ecosportelli. Quindi adesso fa una consegna a domicilio di bidoni e dei kit turismo, però è impensabile, si parlava prima di seconde case, è impensabile che tutti quelli che hanno le seconde case chiamino e ricevano a casa questo kit, considerato che magari uno viene, si ferma, riparte, non è che può aspettare che arrivi il Padre Eterno sostanzialmente. Noi abbiamo messo a disposizione di Valpe i nostri ambienti sanificati con il plexiglass, con tutto quello che serve, però neanche questo è servito ad ottenere risposte. Tra l'altro anche l'Unione Montana, insomma, è totalmente assente nelle nostre interrogazioni come sindaci. Ma ne ha per tutti. Beh, insomma, questa è una cosa che io ritengo già è un problema che ogni estate e ogni inverno si sente e è molto fa molto discutere, no? Questo della raccolta differenziata e dei problemi con Valpe. Incidere e andare ad infierire in una maniera del genere, sostanzialmente senza nessun motivo, perché non c'è nessun motivo per chiudere gli ecosportelli, perlomeno nel mio comune, poi gli altri ognuno valuterà, la trovo un comportamento assolutamente non corretto. Speriamo che questa sua perorazione vada in porto, adesso che è stata rafforzata pure dalla dichiarazione televisiva. Abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, siamo stati con Silvia Sestaro, che è la sindaca del comune di Selva di Cadore, comune che vi invito a visitare, possibilità di escursioni tantissime, sono anche molto attrezzati, ci sono quelli che vi portano con le mountain bike, anche elettriche, con una pedalata assistita, c'è la possibilità di andare a Mondeval, che è bellissimo, veramente molto bello, è una passeggiata semplice, oppure salire su monti di dintorno che sono particolarmente carini, e con la seggiovia si può arrivare fin su Alfertazza e da lì passeggiare dove e come si vuole. Certo. Allora, un po' di promozione mi piace sempre farla, grazie a Silvia Cestaro, grazie a voi per averci seguito e come sempre buona serata. Buona serata.